Ragazzi, ragazzi, buonasera. Eccoci pronti subito. Partendo nell'azione, andiamo a sfondare il cubo terra. Così, senza pietà. A rifare pillar. Era prevista questa cosa? Uno ce ne manca. Simpatia. Grande simpatia. Grande, grande simpatia. Grandissima, immensa simpatia. Sinceramente, rivorrei l'exp della Serpent Spine. Ora che ho questa. Wolf Greenstone. Comunque, vabbè. Anche di questa, veramente. E invece lo stringless non ci dispiace. Questa non ci dispiace, la festering. Allora, slogghiamo un attimo. E per risfidare il boss terra, rimaniamo 3 minuti a aspettare che torni il boss.
Sto messaggiando con mio amico. Ah, sarà ripoppato il boss? Porco Dio! Allora, se siete dei veri signori dal sangue blu, nobili e acculturati, superiori e potenti, dovete bere soltanto tè Earl Grey. E soltanto quello. Altrimenti, tutte le precedenti qualifiche sono poi vanificate. Bevite Earl Grey. Che poi non è nemmeno una pubblicità, perché non è una marca. Earl Grey lo fa qualsiasi marca. Conad, Eurospin, Coop, boh, tu qualsiasi cosa fa l'Earl Grey. Però Earl Grey non è un marchio, è un titolo. È una posizione. Ok, eccoci contro il boss. È ora del sangue! Eccolo il sangue! Ragazzi, ditemi cosa devo fare con Rosaria, per favore. Perché io sono molto deluso dallo sprite nuovo. Sì, non si tratta solo delle tette, no, assolutamente. È proprio diventata. Cioè, ha un outfit, cioè un vestito porno come poche cose ho visto nella mia vita. Però poi. Ah, sono tornati indietro nei loro passi perché gli hanno cambiato tutto, praticamente l'intero corpo. Ci sono rimasto molto male. Io quello che ho visto durante la quest dell'evento, del vento, questo che c'è adesso, sembra molto spaventoso. Cioè, molto scabroso. L'abbiamo fatto mille volte sto boss per ascendere sia Noel che Ganyu, sia Noel che Niguang, ma ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Assolutamente.
Aspetta, però prima devo vedere se ho speso abbastanza mora per questa settimana, se no la scendo la prossima settimana. Spende, no. E allora fammelo. Quanto costa scendere? In soldi? 120.000, a posto. Geo Damage Bonus. Un altro quasi... quant'è? Una specie di 6%. Sì. Più un po' di attacco up. Ma soprattutto la possibilità di alzarle i talenti. Voice over. Tuo e basta da solo sei abbastanza. Oh. Certo che sono abbastanza. Ho da poco visto il video dove fa vedere tutti i stereotipi dei giocatori di Genshin e decisamente io ricado su quello che è il waifu collector. The waifu collector. Aspettate. Waifu collector. Yahoo! Quanto abbiamo rimasto di resine? Ok. Beh, ragazzi, direi di fare le daily velocissime, tanto vanno fatte, no?
Allora, siamo vicini. A finire le daily. Ah, non era questo che dovevamo fare. Lol. E niente, stavo pensando che dopo tutto... Boh. Genshin possiamo farlo un po' meno. Soprattutto oggi che abbiamo iniziato tardi. Penso sia il caso di limitarlo. Possiamo craftarne un altro, giusto? Ok. Così dovremmo avere tre resine fragili. Ah, due ne abbiamo, ok. No, resine fragili, resine compresse. Io queste due di collezionare specialità, cioè, veramente mi si seccano le palle, sinceramente. Resine fatte, daily fatte.
E niente, abbiamo. Ah, andiamo a ritirare un po' di oggetti forgiati. E ne facciamo altri. Meglio due che nulla. Meglio sette che nulla. A questo punto io andrei per fare il Fall Guys, ma di Genshin, giusto una o due volte e poi ci mettiamo a cambiare gioco. In marcia per cambiare gioco. Ok, siamo pronti. Culo. Non starò a cambiare parti, non mi frega niente. Oh, recuperiamo la farfalla che abbiamo usato oggi. Eccola qua. Funghi. Picchiamo di Air Wonderland. No, fa danno. Guarda quanto è buggato che all'inizio non cadi. Prossima sfida.
Ci manca solo Stepping Stone Antics. Speriamo sia il prossimo, dopo questo. Feconditi, feconditi. Quanto è fecondata Noelle? Da noi? Ehi, ma questo è un ballet del. Guarda che lezzata che non puoi star fermo. È una lezzata. Lezzu. Speriamo che il prossimo è Stepping Stone Antics. Qual è? Ah, Spitzer, no. Che perfezione, ragazzi. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. Allora, mi sono arrivate due cosine per posta. E le aprirò. Battuti questi boss. Facciamo così. Pa-pa. Proprio Ugu. Siccome è veramente tardi, ma oggi ci limitiamo veramente a una volta. Frozen de che? Ah, cade il gatto. Ah, cade il ghiaccio. Cade il gatto. Ma c'è un momento che non attacchi? Dio cane. Ok, ricompensa. Oh, mi è arrivata la pomatina per la schiena. Non ci faccio più molto. E questo che cos'è? Attenzione, attenzione. È un pacchetto con dentro tre pacchetti. Oh.
Io comunque l'arco lo prendo. Ci serve 2000 per fare questo, per ascenderlo. Ok. Non c'è fretta per questi? Ok, apriamo questa cosa qua. Però attenzione perché si potrebbe rovinare. Apriamo da qua. Ok. Ok, mi è arrivato uno sticker. Oh, con un altro sticker. Brutto. Sicuramente. Sì, molto brutto. Si è piegato. Uno sticker di Zelda Breath of the Wild. Si vedono le connessioni. L'ho finito e gioco Genshin. Questo lo teniamo. Questo lo teniamo. Qui c'è altro qua dentro? No. Ok. Mi apro il secondo pacchetto. Ok, paura di rovinare l'oggetto, quindi taglio da qua. In qua. Ok. Altro sticker. Maghette. Ok. E per finire, terzo pacchetto. Beh, del divertimento diciamo che avevo ricevuto 3 pacchetti. Terzo sticker, maga nera di Yu-Gi-Oh! The Waifu Collector Strikes Back. Specs. Stage. Tanto per tutto fabbrato.
Arrivo subito. Siamo tornati. Mi sono mancato, spero. Ho preso una botta a piede devastante. Allora, attenzione. Pare che non vedessi la chat. Perché ho sempre il problema di avere il telefono scarico, purtroppo. E il telefono è la mia connessione a internet adesso. Che bello, vero? Torniamo indietro, più andiamo avanti nel mondo, più torniamo indietro. Una volta avevo una DSL cablato fenomenale, poi ne avevo messo una ancora migliore, cioè da Fastweb, che sembrava tutto sto cazzo, si rivelò inaffidabile. Comunque era buono, si passò a TIM, Telecom, allora Telecom, e adesso invece siamo senza connessione in casa e con un mondo sul baratro. Questo virus de merda. Virus succhiapalle.
Certo che Rator deve essere veramente fan da giocare. Ah, se cambi PG finisce l'effetto. Bella merda. Bella merda. Maiala. Finita in 4-4-8. Ci siamo presi le reward di Sucrose e di lui. Tutto fa brodo, però il brodo è finito del Genshin e quindi passiamo al prossimo gioco. Ah, ragazzi, per chi sta seguendo gli anime settimanali, è uscito. È uscito Re Zero? L'ultima? Oh cazzo, sì che è uscita! No, non mi potete fare questo. È uscita, assurdo. Chi abbiamo fatto il Battle Pass? Ah, i domain. Ah, considerati come domain. Le prove dei PG. Che figata. Siamo già al 16 del BP. 32 giorni per fare il resto dei livelli. Direi ottimo. Direi ottimo. Ci prendiamo i cristalli. L'exp la siamo già presa. E beh. Trecentoventicinque carte esperienza e 324 cristalli. Beh, non è, di nuovo dico che non è tanto, ma è qualcosa. Bene, bene, usciamo da Genshin prima che ci aspira tutta la serata. Veramente. Non è il caso. Non è il caso perché è tardi, l'ora è tarda. Sono già le 22. Passate. Wait for it. Quale sarà il prossimo gioco? Welcome back. Che è successo? Non ci va il joystick su nessuna porta.
Ragazzi, tocca riavviare il PC purtroppo. Arrivo prima possibile.